the hell happened here? Let's not stick around to find out. Infinity Runner è terribile. Chiudete pure qui la recensione perché è davvero difficile andare oltre. E discutere dei singoli aspetti del titolo risulta del tutto superfluo. Non è nemmeno possibile buttarla a sorridere perché questo titolo è semplicemente tragico. Il gioco sviluppato da Wells Interactive è un porting della versione per PlayStation 4, che a sua volta era un porting della versione per PC. Un titolo che ha ben poco da dire, che viene portato su Wii U senza nessun accorgimento per la piattaforma. Niente touchscreen, niente online, niente sensori di movimento, niente off TV play, niente. Il gioco, nella sua infinita tristezza, non riesce nemmeno a spiccare nel genere degli Endless Runner. Non ha contenuti, non ha sfida, non ha una trama definibile tale. Il comparto tecnico è di una pochezza allarmante e il comparto sonoro è semplicemente fastidioso. A livello poligonale, siamo dinanzi a un prodotto che echeggia i peggiori shovelware per Wii. Un risultato infimo anche per una produzione indipendente, che pure su un cellulare sfigurerebbe non poco. Vi ricordate il bulletto della classe che prendeva i gessetti e senza spezzare iniziava a scrivere sulla lavagna? O le unghie che stridono sulla stessa? Sono le immagini migliori per descrivere il comparto sonoro del titolo. Il confronto con titoli come Runner 2 è semplicemente impietoso. Viene da chiedersi quindi come sia possibile pubblicare un titolo del genere e non vergognarsi di averlo fatto. Venendo alle meccaniche del gioco, il giocatore è chiamato a impersonare i panni di un non ben specificato personaggio per fuggire dalla navicella spaziale più grossa che mente umana abbia mai inventato. L'incipit sarebbe anche interessante se il titolo non fosse un Endless Runner e se tutti i corridoi che caratterizzano l'astronave non fossero identici l'uno all'altro. Si superano decine e decine di volte le stesse stanze, con gli stessi salti, con gli stessi nemici. La morfologia dei livelli non ha nemmeno senso, in alcuni si girerà in tondo di continuo, trovandosi a saltare tra pezzi di astronave esplosi, quando invece il percorso precedentemente era perfettamente praticabile. Senza contare che di tanto in tanto vi schianterete contro i muri dei livelli perché letteralmente non si vedono. Graficamente, il titolo è così atroce che a tratti dovrete andare completamente a caso per superare le sezioni. Ah, ovviamente ci sono anche dei pezzi al buio che aggiungono un tocco di frustrazione al tutto. Il character design è inesistente. I nemici sono degli umani nerboruti ultra corazzati, texturizzati in maniera a dir poco imbarazzante. Il personaggio principale, che si muove nudo nell'astronave, ha la personalità di uno zerbino. E la guida che ci fornirà informazioni su come scappare dalla nave è una sorta di Natalie Dormer dei poveri. Gli sviluppatori non si sono nemmeno degnati di far muovere la bocca ai personaggi quando parlano, e quando lo fanno, i sottotitoli spesso non corrispondono per nulla a ciò che viene detto. Poteva mancare la variabile trash nella ricetta del titolo? Ovviamente no. Inspiegabilmente, o forse viene spiegato nella trama ma è talmente stupida che mi sono rifiutato di accendere il cervello, sull'astronave si svolgono esperimenti sui lupi mannari, e guarda caso il giocatore è uno di loro. Quindi è anche possibile trasformarsi in lupo per sbloccare delle feature spettacolari. La trasformazione conferirà al giocatore l'ammontare di 0 potenziamenti rispetto alla forma umana, senza contare che i quick time event per sconfiggere i nemici si completano da soli. Sarebbe un piacere poter dire che il titolo è così brutto da fare il giro e diventare bello, ma la realtà è che è semplicemente terrificante, ma non abbastanza da fare il giro. State alla larga da Infinity Runner.